In tema di truffa agli anziani, tra i vari sistemi utilizzati per attirare l'attenzione delle vittime, è quello di chiamarle al cellulare o al telefono fisso, paventando incidenti stradali o corsi a dei parenti. È un sistema che non è previsto da alcun tipo di legge speciale né da alcun codice e nessun appartenente alle forze dell'ordine, diciamo, è mai autorizzato a presentarsi a casa, di soggetti per chiedere il pagamento di soldi liquidi per un tale tipo di cauzione. Se qualcuno chiama al telefono, bussa alla porta dicendo di essere un familiare in difficoltà che ha bisogno di soldi, se qualcuno che si spaccia quale maresciallo dei carabinieri, quale poliziotto, avvocato e chiede soldi o gioielli perché un parente è in difficoltà, chiudi il telefono, non aprire la porta. Non fidarsi di chi vi promette facili guadagni. Purtroppo non è così e quindi evitiamo di fidarci di chi ci promette la luna. Parimenti, non affidiamo la nostra sorte e soprattutto i nostri risparmi a chi ci promette che ci guarirà da una malattia piuttosto che di leggerci il futuro. Contatta subito il 112 numero di emergenza e parla con l'operatore delle forze dell'ordine e rappresenta quello che sta accadendo. Che è l'unico numero istituzionale garantito e dà garanzia di risposta da parte di enti istituzionali. Uniti per la sicurezza. Uniti per la sicurezza. Uniti per la sicurezza.